Siamo con Maurizio Caucci per parlare del settore moda, che sta soffrendo come gli altri in questo particolare periodo di emergenza, però voi con il vostro marchio Riace state comunque lavorando. Sì, è un momento molto particolare, oltre all'emergenza sanitaria che è veramente molto importante, ma i dati sono abbastanza, c'erano dei dati abbastanza buoni, quindi speriamo che tutto presto si risolvi. Noi già ci stiamo organizzando, abbiamo già contattato dei sanitari per fare in modo che nella ripartenza abbiamo tutti gli strumenti per assicurare la sicurezza, sottolineo la sicurezza, perché noi vogliamo lavorare in sicurezza, vogliamo far lavorare i nostri dipendenti e collaboratori in sicurezza. E abbiamo deciso di organizzarci così, con tutti gli strumenti. Mi riferisco alla sanificazione, mi riferisco ai guanti, alle mascherine, quindi tutti quanti saranno in sicurezza. Mentre bisogna gestire anche le altre emergenze sono quelle per quanto riguarda le aziende, noi abbiamo lasciato un'azienda che il 13 marzo, dove c'è stato il blocco, dove c'erano delle lavorazioni in corso, quindi dobbiamo gestirle. Ecco perché un rientro in azienda, che noi speriamo che accada il più presto possibile, per gestire queste, nel nostro caso, che facciamo moda, e i nostri prodotti sono anche stagionali, quindi dobbiamo pensare che questi prodotti devono essere finiti, non possiamo lasciarli semilavorati. Poi c'è l'altra emergenza, che è l'emergenza, diciamo, del rapporto con i nostri clienti, no? Quindi dobbiamo gestire anche con loro queste situazioni, lo stiamo già facendo. Poi ci sono gli adempimenti amministrativi, anche lì dobbiamo gestire l'emergenza e lo stiamo anche lì facendo. Per quanto riguarda la ripartenza è importante perché tornare in azienda serve per perché abbiamo degli appuntamenti importanti, ne cito uno che tra l'altro è stato confermato pochi giorni fa, spostato da giugno a settembre, è il PT Uomo, è una fiera mondiale dove ci sono tanti distributori, tanti fornitori esteri, circa 2000. Quindi noi dovremmo tornare in azienda almeno per organizzare il reparto prototipia, organizzare le collezioni per essere pronto per questo evento che ci hanno detto che si farà. C'è anche il ragionamento adesso dell'export, non sappiamo se i nostri buyer, clienti verranno in Italia, questo è un altro grande punto interrogativo. E voi lavorate molto esportando, diciamo, il vostro prodotto, molto con l'estero. Sì, sia da Milano sia fuori abbiamo rapporti con tanti distributori esteri, i danni sono veramente tanti. Ma soprattutto quello che anche fa paura è la ripartenza. La ripartenza, questo sarà veramente un grosso punto interrogativo.